infatti. Però insomma, cioè, nel senso, la vostra esperienza non è finita là, perché io so che voi, cioè, nel senso, a continuate, e soprattutto per il tuo grande lavoro, a suonare anche in tante parti del mondo. Beh, abbiamo suonato, come pare, 6 anni fa in Giappone e abbiamo fatto direttamente tutta contaminazione con l'orchestra. Pure ultimamente, quando è stato l'altro anno, abbiamo fatto a Castiglione del Lago, sempre con l'orchestra, sempre contaminazione che ci hanno chiesto queste cose qua, l'abbiamo fatta. Ecco, questo quando diciamo c'era stata la reunion che poi... Allora, la reunion non c'è stata. Io ho riformato una band nuova, Ah. va bene? Quindi ho preso dei ragazzi toscani o nella zona di Siena, tipo Andrea Castelli al basso, che sa fare tutto del rovescio, chiaramente, perché pure loro sono nati in mezzo al rovescio. Nicola Costanti che suona, che è diplomato al conservatorio piano, vabbè. Questo negli anni 2000, insomma. Diciamo che 3 anni fa Ah, con loro, ho capito. capito? Perché per Giappone c'era un'altra Però già band. prima, ecco, negli anni 2000 già suonavate, insomma. No, io non. Negli anni 2000, aspetta, ma ti spiego. Ecco. Dall'84 al 91 Ecco. ho cercato di fare la band, di suonare i pezzi e non ci sono riuscito perché ho incontrato persone non all'altezza di quello che io pensavo. Va bene? Quindi dal 75, diciamo, arriviamo all'84, dall'84 al 91. 91 c'è stata, diciamo, una sorta di fermo. Esatto. Poi... Quindi, poi dopo il 91 ho detto o faccio come dico io o tocca smettere qua. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono messo a lavorare, ho rimediato i soldi e mi sono prodotto due CD. Uno è Microstorie col grande Roberto Tiranti alla voce. Microstorie, rovescio della medaglia, Esatto. guarda, fallo vedere proprio tutta la copertina, eccolo qua, qui è il rovescio della medaglia. Questo è uscito nel 2011 e mi hanno rinnovato il contratto nel 2016 e sono tutte song, parole Tutte canzoni, povere, sì, insomma. sono canzoni però poi elaborate col Del prog eccetera, rovescio, esatto. storiche. Poi mi hanno chiesto da fare direttamente il nuovo prog e gli ho fatto Tribal Domestic nel 2016. Questo è bellissimo. Questi ancora li trovi esattamente nei negozi di dischi, se li trovi. Però voglio dire, Quindi diciamo che sono stati questi due lavori che poi hanno portato la musica del rovescio anche fuori dall'Italia, ecco. sì, ma poi c'è da lavorare ancora perché questi li voglio fare in inglese, quest'altro anno vediamo un po' da portarli fuori. In E quindi c'è, cioè, nel senso, in Giappone come vanno Giappone, ma accolto? in Giappone che ci hanno accolto? Cioè, siamo una specie di divinità in Giappone. È incredibile, è una cosa incredibile, però un po' tutti i Questa è gruppi. una cosa Sì, ma bellissima, è poi c'è, cioè, un tutti, orgoglio proprio, c'è, cioè, pure di noi rockettari italiani, un po' ecco. tutti i gruppi italiani là sono molto calcolati, perché hanno questo tipo di particolare, sono diversi, capito? Sì, questo è vero, cioè, apprezzano, cioè, nel senso, moltissimo la musica italiana, non solo il prog, addirittura pure la banda Bassotti, che voglio dire, c'ha pure una matrice, capite, ideologica, politica, cioè, no, comunista, però, cioè, nel Vabbè, senso, sì, ecco. poi. Però quindi il rock prog, cioè, là Sì, sono... sono proprio entusiasti. E Quindi in altre parti, cioè, quindi là, e poi, cioè, nel senso, in altre io parti, so in che Messico. abbiamo un discorso aperto con il Messico, con il Canada, tocca vedere ancora. Perché il Messico, diciamo che storicamente è stato, diciamo, una parte dell'America, del Sud America, che ha apprezzato moltissimo i gruppi prog italiani. Pure il Sì, Banco del Mutuo Soccorso, lo cioè, so, lo so. scrissero pure un brano in onore di Zapata, e Bello, sì, rivoluzionario, beh, ecco, però, e quindi, cioè, nel senso, loro sono molto... sì, vabbè, poi erano tutti amici, cioè, da Francesca a Vittorio, tutti qua, li conosco tutti quanti. Che forse voi eravate pure, diciamo, più, cioè, precedenti a loro, come dal punto di Nello vista... stesso, mi pare che Sì. lo stesso periodo, sai, te dica, succede, non mi ricordo se prima o dopo, noi siamo nati nel 71.
Allora, questa è una cosa che insomma non sanno, però cioè nel senso i più giovani, ma non sanno in genere in Italia, qual è stato uno il festival più diciamo più grande di quell'epoca là, cioè libero? Perché c'è dei raduni in Italia, eh? Beh, so che c'è stato prima Caracalla, poi Villa Pamphili, c'è stato pure a Milano Parco Lambro, insomma c'erano parecchi concerti, parecchi raduni della Musicali, musica. cioè liberi, cioè nel Poi senso quando diciamo liberi, poi in Emilia Romagna. l'anticonformismo era una cosa un po' pure, cioè Sì, un'epoca sì. abbastanza buia per in Italia, cioè avevi i capelli lunghi o cioè nel senso all'epoca penso che voi avete vissuto pure, no? Tu devi sapere che se avevi i capelli lunghi c'era gente che ti correva appresso per tagliarteli. Questa è una cosa, voglio dire, molto, cioè nel senso brutta. Questo è fascista. Ecco, fasci, diciamolo proprio, voglio dire, Sì, reazionaria. adesso voglio dire. Però dopo. Quindi c'è, nel senso, oltre al fatto di suonare bene, suonare musica, cioè c'è stato pure una forte lotta che c'è stata per cercare di essere liberi, Sì, quindi però devo senza dire. ideologizzare nulla, Però antico. era già un clima allora, per i giovani, era normale essere così, eh. Il problema era dell'altri. È della società, certo. Quindi io l'ho sentito poco, sì, sapevo queste cose qua che davano fastidio, però per noi non ci fregava niente perché noi facevamo quello che ci importava, capito? Non rispettavamo la gerarchizzazione fascista allora, capito? Questo diciamo è tantissimo, cioè nel senso è tantissimo molto apprezzarlo perché insomma in un'epoca che nella semplicizzazione si dice insomma noi non rispettavamo però la maggior parte dell'opinione pubblica cioè nel senso forse era a favore dei fascisti per cui, cioè, nel senso, o della reazione in generale e quindi cioè, nel senso, è stato un atto di resistenza pure. Sì, Perché sì. guarda, cioè nel senso questo se io lo traslo alla realtà più contemporanea, perché pure quella è contemporanea, dei fatti del 2001, della Diaz, diciamo, quindi no? Diciamo che ci sono stati per dire poliziotti che strappavano i piercing ai ragazzi a vivo, cioè per dire, Sì, lo quindi di so. matrice reazionaria fascista. Quindi cioè nel senso averci davanti una persona come te non è altro che un esempio. D'altro canto. Che gli devo dire? Se tu guardi il mondo adesso, ci sarebbe quasi da impazzire perché Ecco, andate indietro, forse. la reazione è quella che ci vogliono riportare indietro, però io ho questo angolo di libertà che si chiama rovescio della medaglia. E che si fa per rivoluzionare, quindi cioè, tra il passato del ponte del presente e Poi il futuro. bello della situazione, tu devi sapere che. Io ho avuto amici pure di destra, che ci siamo nati insieme, perché chiaramente giocavamo a pallone insieme, abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto mille cose insieme. E tutti quei problemi che ci pongono questi, non ci stavano, capito? Sì, certo, tante persone non se ne sono manco rese conto, però purtroppo de fondo, cioè nel senso, cioè.